Lessie! Crede che sia buona l'idea di organizzare un campeggio qui? Certamente. Dovrai sfondare quel bosco con una certa attenzione, ma avrai uno dei migliori campeggi del distretto. Così vicino all'autostrada e con un parcheggio. Cosa puoi pretendere di più? Niente, lo so. Non ti sorride l'idea? Proprio per niente. Beh, qui comandi tu. Io posso solo dare dei consigli. Bill, non dirmi che non vuoi vedere gente qui. Non è molto giusto da parte di un ranger, vero? Cerca di essere più chiaro. Non ce l'ho con la gente in generale, Corey, ma con i turisti. E non con tutti i turisti, solo con alcuni. Certo, ammetto che siano pochi. Ma quei pochi sono capaci di fare più danni di un intero reggimento di cavalleria. Ah, esatto. Voglio dirti una cosa, Bill. Questo mondo frenetico e complicato costringe la maggior parte delle persone a una vita dura e difficile. Qui, invece, si può mettere la tenda sotto le stelle e dimenticare l'automobile. Non scordare tutto questo. Lessie! Lessie! Ecco. Ah, sei davvero una gran vagabonda, eh? Non cambierai mai. Quello che possiamo offrire alla gente è la serietà con cui facciamo il nostro lavoro. Non è facile, ma è il nostro dovere. Bene, Corey. Questo campeggio ti deve veramente tanto.
Oh. Oh. Guarda che te le suona. Oh, sei proprio un pigrone, non fai altro che dormire. Qui non ho voglia di fare niente. Quando tornerai in ufficio dormirai sulla scrivania. Adesso vorrei fare una passeggiata, forza. Oh, l'ho già fatto, il soldato. Ti diverti? Tanto. Noi soli e tutto questo. Che bella. Proviamo da quella parte. Grazie. Andranno benissimo per l'albero di Natale. Cerchiamone ancora. Va bene, prova a vedere qui intorno. Sì, cosa c'è? Shh, vieni. Cosa c'è? Guarda. Che bello, eh? Sì, andiamo. Non facciamolo spaventare. Ehi, come va, bello? Non hai paura di noi, vero? Povero amore, cosa fai qui tutto solo, piccolo? Non trovi la tua mamma, eh? Credo che sia stato abbandonato. È tanto piccolo. Forse la madre è stata uccisa da un cacciatore o da un giaguaro. Deve avere una gran fame. Diamogli qualcosa. Non temere, piccolo. Ti daremo tanto buon latte caldo. Oh, andiamo, andiamo. Ehi, guardate qui. Fatto. È tanto carino. Già, ma cosa ne faremo? Non possiamo abbandonarlo. No, davvero. Certo, non possiamo lasciarlo così. Allora? Qualcuno si occuperà di animali abbandonati. Non so. A un paio di miglia da qui c'è un centro forestale. Potremmo tenerlo un po'. Almeno stanotte. Non credi che questo cucciolo dovrebbe tornare nel suo ambiente naturale il più presto possibile? Sì. Hai ragione. Non ho mai visto un cervo tanto da vicino. Da quanto crede si trovasse là? Ah, non saprei dire. Forse 10 minuti. Dieci minuti? È un'abitudine dei cervi. La madre lascia il cerbiatto dietro una radice o un tronco e va a procurarsi il cibo. Vuol dire che la madre era nei pressi? È probabile. Allora lo riportiamo là perché possa trovarlo. Ah, temo non serva a nulla. È un'altra abitudine dei cervi. Una volta che il cerbiatto viene preso dagli uomini, la madre lo abbandona completamente. Tom, che abbiamo fatto? Non potevamo saperlo. Credevamo di far bene. Ne sono certo. Ora che sarà di lui? Verrà mandato a un giardino zoologico. Non gli faranno certo male, ma dovrà stare in gabbia. Una volta diventato adulto, non potrà sopravvivere allo stato brado e passerà il resto della sua vita in cattività. Terribile. Volevate fare del bene, ma
Qui, come dappertutto, c'è una legge che vieta di scovare gli animali. Accidenti. Veniamo in vacanza e non rispettiamo la legge. C'è una multa? Non posso risponderle, devo sentire l'ispettore. Domani gli porterò il cerbiato e deciderà lui. Mi dispiace, piccolo. Noi resteremo al campeggio per altri 2 giorni. Andiamo. Brava gente. Mi dispiace per loro. Probabilmente ricorderanno questo pensando alle loro vacanze. Peccato. E tu vorresti far venire qui altra gente? Sì, per educarli. Spetta a noi insegnare alla gente il rispetto per la natura. La prevenzione è sempre la miglior cura. Beh, certamente non dimenticheranno mai la lezione. Andiamo, piccolo. Come va, piccolo? No, sta tranquillo. Così almeno potrà muoversi. Thank you.
Che c'è, Lessie? Ehi, Bill! Vieni, ti voglio far vedere una cosa. Guarda un po'. Anche se sua madre dubita che si riprenda il cerbiatto con l'odore dell'uomo addosso.
Bene. Le previsioni sono contro di te, ma in ogni caso buona fortuna. È incredibile. Ah, non così tanto. Ma se c'era qualcuno in grado di farlo, quello era Lessie. Lessie, vieni qui. Voglio proprio darti l'osso più grande di tutto il distretto. Lessie, hai fatto veramente un buon lavoro oggi. Ehi, che ne diresti di fare un giretto in macchina? Hm? Un giretto? Su, al campeggio Smeraldo. Quella brava gente potrà trascorrere una bella vacanza dopo tutto. E così può darsi che torneranno un giorno. Eh?